Ciao, oggi parliamo dell'urlo. No, non sto dicendo questo. Nemmeno questo in realtà. Men che meno quest'altro. Sto parlando di una delle urla più famose al mondo di cui, anche se prima di questo video non conoscevate minimamente l'esistenza, avrete sicuramente sentito almeno una centinaia di volte. Scommetto questo canale e questa casa, che in realtà potrebbe essere un problema visto che la casa non è mia, però scommetto il possibile che voi quest'urlo l'avete sentito. E lo conoscete bene, solo che possibilmente non ci avete mai fatto caso. L'urlo in questione è questo. È questo. È quest'altro. Questo è il Wilhelm Scream, l'urlo più famoso al cinema. Ma oggi vedremo assieme che cos'è quest'urlo, da dove nasce, perché si chiama così e soprattutto perché viene usato così tanto. Prima di iniziare però vi chiedo un piccolissimo supporto gratuito. Basta lasciare un like a questo video e condividerlo con tutti i vostri contatti. E magari se vi trovate qui per la primissima volta, iscrivetevi con la campanellina per non perdere i prossimi video. Siamo in estate. La Warner Brothers ingaggia lo scrittore di romanzi Niven Bush e il regista Raoul Walsh per un nuovo film western, Distant Drums. Il film avrebbe visto il capitano Quincy Wyatt, interpretato da Gary Cooper, guidare una spedizione contro gli indiani nella Florida del XIX secolo. Nell'autunno dello stesso anno iniziano le riprese, ma con qualche piccolo problema imprevisto fin da subito. Per esempio, il regista Raoul Walsh ha avuto a che fare con il clima tropicale e le zanzare, che gli hanno causato diversi problemi di salute, che ovviamente hanno rallentato le riprese. Oppure ancora i seminole locali, ingaggiati dalla produzione come comparse, hanno iniziato uno sciopero per farsi alzare il salario, e poi altri vari problemi dovuti alla post-produzione, tra acque troppo scure e piante ingombranti. Anche se ci furono tantissimi problemi, quella di questo film fu una delle produzioni più innovative per tutto il cinema, con nuove tecnologie impiegate per la registrazione dell'audio in presa diretta al posto di utilizzare il doppiaggio, per rendere tutto il più realistico possibile. Distant Drums esce nelle sale americane il 16 maggio 1951, esattamente 72 anni fa. In Italia arriverà poi a novembre con il titolo di Tamburi Lontani, e nonostante tutti i problemi fu un grandissimo successo per l'epoca, con $2.800.000 al box office americano, a fronte di un budget di $1.300.000. Ovviamente ai tempi questi erano successi, considerati i costi di produzione, distribuzione, inflazione e altre parole che finiscono per zione. Ma perché vi ho raccontato questa cosa? Beh, perché nel film, a questo minutaggio, Private Ryan, interpretato da Roy Jensen, attraversa un fiume paludoso, ma non si accorge degli alligatori. Bene, adesso fai urlo serio, molto virile. Ecco, questo è stato il primissimo Wilhelm Scream della storia del cinema. Proviene dal film western Distant Drums del 1951. E perché si chiama Wilhelm Scream? Warner Brothers acquisisce i diritti del romanzo Duel at Gold Beach di James Warner Bella. Bella! Ed incarica il produttore David Weisbart di adattarlo in un film western per il grande schermo. Il film in questione sarà The Charge of the Feather River, chiamato in Italia l'Indiana Bianca. Stavolta però vi risparmierò la storia di produzione, vi basta solo sapere che a circa 1 ora e 10 minuti dall'inizio del film, un gruppo di indiani decide di attaccare con archi e frecce i protagonisti e... Lui è Private Wilhelm, personaggio di poco conto, ma che assieme al film Distant Drums ha fatto la storia di questo effetto sonoro. Perché è vero, l'urlo arriva in realtà dal film del 1951 citato prima, ma viene più comunemente associato a questo personaggio. Nella seconda metà degli anni 70, infatti, un ingegnere sonoro decise di inserire quest'urlo nella sua libreria di effetti per il cinema. Stiamo parlando di Ben Burtt, che in quel periodo stava lavorando ad un film che non conosce quasi nessuno, di poca importanza. Star Wars, per Lucasfilm. E Ben decise non solo di inserire l'urlo nel film, ma di affibbiargli il nome di Wilhelm, proprio del personaggio di The Charge of the Feather River. Grazie a Ben Burtt e alla saga di Star Wars, quest'urlo divenne famosissimo, e la sua fama crebbe sempre di più con l'utilizzo in molti altri prodotti per il cinema e non solo. Da Tarantino alla Pixar, da Scorsese alla Marvel. Venne usato e viene usato ancora oggi dappertutto, diventando a tutti gli effetti un easter egg, un omaggio al cinema passato. Per farvi capire, ad oggi il Wilhelm Scream potete sentirlo in più di 400 film, è solo tra i più famosi. Lo trovate davvero ovunque. Facciamo una prova, pensate ad un film. Ecco, c'è una buona probabilità che in questo momento abbiate pensato al famosissimo film Sharktopus. Eh sì,
Anche lì c'è il Wilhelm Scream, però non vi dirò dove si trova, dovete recuperare voi il film, tanto si trova su YouTube. Poi venite qui a scrivermi il minutaggio. Cosa? Non avete pensato a Sharp... Lo conosco solo io... Vabbè, comunque, l'urlo c'è. Ma adesso una veloce lista di film in cui potete sentire il Wilhelm Scream forte e chiaro. Star Wars Una Nuova Speranza, Indiana Jones e Predatori dell'Arca Perduta, I Goonies, Arma Letale, Die Hard, La Sirenetta, Terminator 2, La Bella e la Bestia, L'Armata delle Tenebre, Jurassic Park, Hocus Pocus, Jumanji, Toy Story, Independence Day, Scream, Titanic, Il Gigante di Ferro, Matrix, X-Men, Monster Inc., Il Signore degli Anelli e La Compagnia dell'Anello, Scooby-Doo, Spider-Man, Kill Bill Volume 1, Volume 2, Saw, Il Mistero dei Templari, King Kong, Batman Begins, 300, Wallace e Gromit e La Maledizione del Coniglio Mannaro, I Simpson il Film, Transformers, Il Cavaliere Oscuro, Iron Man, Wall-E, Hellboy 007 Quantum of Solace, Star Trek, Sharktopus, Sherlock Holmes, Harry Potter, I Doni della Morte, Parte 1, Parte 2, Django Unchained, The Avengers, Interstellar, Guardiani della Galassia, Venom, Star Wars, Il Risveglio della Forza. E questa è veramente una piccolissima parte a saltare tra gli anni di uscite nelle sale. Il Wilhelm Scream viene usato ancora ogni anno in moltissimi prodotti. E come ho già detto, viene visto da Hollywood e dai registi come un vero e proprio omaggio non solo ai film rivoluzionari che lo hanno utilizzato in passato, come Star Wars, ma proprio al cinema tutto. Il cinema del passato e del presente. Non dico cinema futuro perché il futuro con i tempi che corrono è molto imprevedibile, magari da domani si inizierà a chiamare qui in Italia l'urlo di Guglielmo, non più Wilhelm Scream. Ma tralasciando queste cacate, so che può sembrare stupida come cosa, ma in ogni film che guardo spero sempre di trovare quel momento. Il momento in cui la produzione ha deciso di uscire fuori dal possibile schema serioso, drammatico o adrenalinico della narrazione per dedicarsi ad inserire per qualche frazione di secondo un omaggio che potrebbe tranquillamente distruggere il momento, il ritmo, ma che personalmente rende il tutto ancora più bello, per ciò che significa. In chiusura credo che comunque abbiate capito che cos'è il Wilhelm Scream o l'urlo di Guglielmo. Soprattutto se non l'avete mai notato o individuato nei film, starete molto attenti o almeno lo capterete subito. Ed era questo, in fin dei conti, l'obiettivo di questo video, al di là del lato informativo. Io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine di questo video, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social e il link di Pampling per acquistare delle t-shirt a tema nerd che sono davvero stupende, come anche questa a tema l'urlo di Munch, che tra l'altro va da quasi un'ora qui senza stop sullo schermo, l'urlo di Munch animato. In descrizione trovate il link di questo video che ho inserito sullo sfondo. Yeah, that's right. I suppose that's the way it should be. But, you know, if you're afraid... I never said I was frightened of... E niente, io sono Andri. Questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude.